Giorgio e tutti i guardiani, bentornati su Destiny, bentornati sul raid Caduta di un Re. E eccoci qua al nostro nuovo video sul Re dei Corrotti, e in questa incursione in cui abbiamo scoperto una cassa segreta, una cassa nascosta e lungo il percorso. Dove si trova questa cassa? Si trova nella parte degli Astri Sepolcri, più precisamente nella seconda parte, cioè quella con l'unica nave, le due piastre da attivare per poter togliere lo scudo che ci blocca il passaggio. Cosa dobbiamo fare per raggiungere questa cassa segreta? Allora, è importante che da una parte o dall'altra ci siano le piastre attivate, quindi due giocatori che tengono le piattaforme. Questo perché? Perché ci sta una porta che deve essere aperta, e senza che le piattaforme sono attivate la porta non si apre. Quindi che facciamo? Ci mettiamo sulla nave e aspettiamo di raggiungere quasi la parte dello scudo, cioè la parte dove è bloccato, e saltiamo verso sinistra e verso una piattaforma che sta lungo la parete. È abbastanza complicato arrivarci e bisogna essere abbastanza coordinati. Vi consiglio di avere il triplo salto col cacciatore e comunque salto e invece elevazione più alta possibile con stregone o titano, e ovviamente agilità al massimo per stare sul sicuro. Una volta arrivati su questa piattaforma dobbiamo andare piano piano, e magari meglio accovacciato, così rallentiamo ancora di più. E bisogna prestare attenzione a delle colonnine che sporgono, che magari possono far cadere. E proseguiamo dritti per dritti verso l'alto, salendo lungo il pendio, fino a che non notiamo sulla nostra destra, sulla parete, una piccola apertura. In questa apertura noi dobbiamo saltare e attraversare la porta, che vi ricordo, senza piastre non si apre. E qui troveremo una piattaforma con la nostra agognata cassa. Non darà niente di speciale, e per adesso ancora non ho visto niente di esotico, non penso sia esotica. E quindi niente, darà il solito frammento putrefatto, là non mi ricordo mai come si chiama, e neanche frammenti calcificati, niente di speciale, qualcosa in più. E però per adesso questi frammenti non fanno male. E spero che questa guida vi sia stata utile, e se troveremo altre casse nascoste ve lo faremo sapere. E restate aggiornati. Ci becchiamo alla prossima. Bella!